Esattamente, allora in attesa di collegarci con Mattia Lone Wolf 92 Guarracino, che è uno dei campioni nostrani, sì. Ci vediamo la domanda che vi abbiamo fatto a riguardo dei videogiochi. Dunque, abbiamo parlato prima di giocatori che diventano professionisti, abbiamo parlato del signor Rodriguez, il signor Rodriguez. Invece adesso parliamo, ci colleghiamo anzi con un nostro rampollo italiano. Esatto, del gaming, che ha vinto plurimi titoli. Adesso gli chiediamo anche quali. Eccolo qua, si tratta di Mattia Guarracino, in arte Lone Wolf 92. Ciao! Ciao, buon pomeriggio. Ciao. Allora, senti, ma tu sei campione di FIFA, per esempio, dal 2008, ad eccezione fatta del 2009, che non hai vinto. Perché? Cosa è successo nel 2009? Ah, vabbè, nel 2009 hanno cambiato console che io non ci giocavo, quindi purtroppo non ho potuto fare un buon risultato. Ah, cioè non ti trovavi coi tasti proprio? No, era diverso, perché era su Xbox, io giocavo su PC quell'anno. Ah, ok, ok. Beh, tu hai partecipato agli Europei in Polonia, poi a tantissimi altri eventi a livello mondiale. Raccontaci un po' che premi hai ottenuto. Oltre ad aver vinto i campionati italiani, quindi del 2008, 2010, 11, 12 e 13, il maggior successo a livello internazionale l'ho fatto grazie a FIFA 11, che sono arrivato terzo alle Olimpiadi dei videogiochi in Corea, terzo agli Europei a Varsavia in Polonia e poi ho vinto i campionati europei online sempre lo stesso anno. Insomma, è diventata una vera e propria professione, ma fai anche un altro lavoro oppure è la tua professione principale questa? No, malincuore devo dire che non è un lavoro a tempo pieno, però aggiorno dei software, quindi riesco a mantenermi comunque. Ah. E invece da dove arrivano i proventi in questo tipo di professione? Diciamo che provengono dai sponsor, che a questi eventi loro ci fanno indossare dei cappellini, delle magliette con il loro marchio sopra, che noi dobbiamo far vedere, diciamo, questi tornei e così loro ci sponsorizzano. Ma quanto fai pratica tu con la console? Quante ore? I primi anni riuscivo ad allenarmi 4-5 ore al giorno, abbastanza, anche forse di più, mentre adesso lavorando comunque ho molto meno tempo, però se riesco a farmi le mie 2 orette giornaliere già è un buon allenamento. Cioè, diciamo che di solito i medici sconsigliano di stare davanti a un teleschermo per più di 2 ore, invece loro di base ci si allenano. Per forza, mi sa. E quali sono? È normale, perché certo. Riesce ad arrivare a un buon livello. No, non volevo moralizzare, era una battuta, figurati. Sì. Lungi da me. Mattia, quali sono le principali manifestazioni competitive qua in Italia? Ma in Italia c'è la Sport Football Challenge, che è organizzata proprio da Electronic Arts. Poi ci sono i tornei organizzati da Personal Gamer e poi ci sono i World Cyber Games, che sarebbero proprio le Olimpiadi, quelle che sono arrivato terzo nel 2011, che purtroppo in Italia quest'anno non le fanno, penso per mancanza di fondi. Ma senti, parteciperai al torneo che faranno al Comic Con, il primo torneo ufficiale riconosciuto dal CONI? Non lo so se metteranno FIFA, se ci sarà, molto volentieri. Dovrebbe esserci, perché ho letto i titoli dei giochi, mi sembra ci fosse anche FIFA, quindi sì. Se ci sarà puoi darci questa anticipazione che parteciperai. Se ci sarà, ci sarò sicuramente anch'io. E non ci sarà battaglia per nessuno. E a proposito di FIFA... No, questo non lo so. A proposito di FIFA, invece, qual è la squadra che usi più spesso? Raccontaci, che così magari da casa colgono l'occasione. Il Costa Rica? No, ogni anno diciamo che le squadre variano, quest'anno quelle più utilizzate, quindi quelle un po' più forti, sono il Bayern Monaco e il Real Madrid. Ecco, ma poi scusami, quando si fanno questi tornei, che squadra si utilizza? Cioè uno può scegliere la squadra che vuole? Sì, si può anche giocare Bayern Monaco contro Bayern Monaco, o comunque nazionale contro club, tranquillamente. Indifferente, in base a cosa uno sceglie la squadra? Cioè prende in assoluto la più forte o in base un po' al tipo di gioco che predilige lui? In base al gioco, perché per esempio il Bayern Monaco è un attaccante alto come Mandzukic che fai tutti i cross e segni di testa, mentre il Real Madrid può giocare sulla velocità con Ronaldo, Bale, quindi è in base allo stile di gioco. Fammi un cross, va bene, grazie mille. Grazie, allora Mattia, in bocca al lupo. Grazie a voi, grazie. A presto. Dunque, questo era un po' il mondo dei videogames raccontato da un protagonista che ha vinto parecchi titoli, è arrivato pure alle Olimpiadi in Corea, ci ha detto, quindi alla faccia. Noi invece adesso ci andiamo a fare una bella pubblicità. Andiamo a